But I'm freezing. Che velocità, Madonna Santa. Ah, nuova città è questa, nuova città è questa. Nuova città. Di subito il titolo, di subito il titolo. Scrivi subito il titolo. Che hanno preso il gioco. Ciao Carbonara. Ciao Link. Bioshock, ok. Yeee, Carbonara ha vinto un altro gioco. E la settimana prossima c'è la nuova città. Oh, c'è una nuova città, mettono. Wow. Sopravvivi agli avversari, gioca partite. Ne devo giocare a 7. Allora mi devo mettere subito. Andiamo de botto, che devo giocare a 7 partite e fare due. Subito le due daily di oggi. Ok, andiamo a prendere il gioco per Carbonara. Ciao Link, come stai? Come stai? Come stai? No, errore nel matchmaking. Fammi entrare. Allora, iniziamo, che così tolgo già il gioco. Te lo devo anche confermare però. Aspetta un secondo. Te lo devo confermare. Che volevi? Ok, accept. Ok. Ta-ti-ta-da. Ta-ti-ta-ta. Uop-op-op. Bene, si tira avanti. Che streami adesso, Link? Che stai streamando di. Che poi non ti ho visto qualche tempo fa, però. Sì, ieri per mettere il falò. Ma per me allora. I 500 megabyte di ieri sono serviti per. Sono serviti anche forse iniziano già a mettere qualche cosa per la settimana prossima. Scusate se mo adesso inizierà a buggare, perché sto per dare il codice a Carbonara del gioco. Divertiti e pensa a me quando giocherai. Che poi è semplice, perché basta che riprendo solo le lettere di ieri. E te l'ho messo. Buttati che è morbido. Tanto mi butto. Poi adesso non so. Dai, andiamo. Faccio un giro. Dove sono? Beh, la mia solita casetta là in fondo. Dai. Allora, grazie a te di seguirmi. Allora, adesso l'unica cosa che devo solo e soltanto. Il nuovo gioco anche. Crazy Lab, che minchia sarebbe? Ah, là a giro di giochi sempre nuovi, è mai lo stesso gioco. Ma c'è quali giochi, scusa, eh. Ah, questo l'ho fatto. Poi, scusate se adesso laggherà un attimo, devo cambiare il canale, devo cambiare il gioco. Questo lo posso chiudere, non mi serve più, cazzo, devo girare. Ma non mi ricordavo, ha 7 partite e sopravvive a 300 persone, vabbè, non fa niente. Però non ho capito se è 300 persone tutto o. Ah, grazie. Se è 300 persone di tutto o.
No, non l'hanno specificato. Però vabbè, diciamo che sicuramente passerò altri due livelli oggi. Dunque, per arrivare alla famigerata, e va a cagare se laggato il gioco, la famigerata. Grazie, eh. Alla famigerata. Dicevo, la famigerata armatura nera ce la dovrei fare. Allora, intanto posso fare. Sto fuori tanto? No, non sto fuori tanto. Datemi un minuto. Ah, eccolo, questo qua è quello nuovo. Così posso. No, aspetta, posso anche chiudere questo. Nuovo gioco che devo mettere. Qui chiudo. Questo l'ho dato. Puff. BioShock Infinite. È partito. Eccolo qua. Dopo l'IET si passa a Shenzhen IO. Non mi dite che minchia è perché non lo so. Chi ha 800 pinguini coins può prendere adesso questo gioco. Eccoci qua. A posto. Chiudiamo e posso iniziare a giocare finalmente. Ok, ci siamo. Alluren, devo riprendere la mia pagina Twitch. Poi vedere se tutto è a posto. Penso che mi sentite perché nessuno mi ha detto che sto parlando da Paperino. 4 spettatori. Buongiorno a chi è entrato. E si va, si può iniziare a giocare finalmente. Comunque, cassa non c'è perché non sento il suono, comunque posso anche andare alla. Guarda qua, grazie. Posso anche andare alla casa successiva. Allora, ne ho fatte 5. Ho cominciato dalla live di Black Mirror, ricordi? Enslaved, Monster Hunter. Ah, ma io l'ho fatta l'altro ieri. Ho iniziato con l'Xbox e ho finito con. La sera con Nintendo Switch. Tre giochi Nintendo Switch e Fortnite per Xbox. Ah, Monster Hunter World. Com'è Monster Hunter World? Com'è un Monster. Dimmi com'è Monster Hunter World. Che tanto sicuramente non lo comprerò perché non c'ho. Non. Cioè, a me mi va bene perché dopo che mi sono rovinato per portamonete con sta macchina che sono andata a riprendere questa mattina e sembra che sia a posto, per fortuna. Per mia fortuna, però mi sa che nella seconda riesco ad andare solo seconda casa e poi a tornare indietro. Non posso fare altro e poi devo rientrare. Per mia fortuna non spendo nulla di giochi, perché tanto io gioco ormai solo a questo fino a fine agosto, fino a fine febbraio che prendo l'armatura nera e finisce. La seconda stagione giocherò solo a questo ogni giorno perché ho solo questo da fare. Devo fare. Ogni giorno devo riuscire a fare le due. Devo riuscire a finire le due. Ok, devo finire le due daily per forza. Ammazza, hanno due trappole così? Devo andare dentro, è da qua proprio. Comunque devo fare attenzione, non ci sia nessuno da sta parte. Comunque dovrò fare le daily. Ah, però dicono che esce fra 8 mesi allora. Devi aspettare fine anno. Sarà il tuo gioco di Natale? Dicono che uscirà fra 8 mesi. Minchia, tre trappole, che cazzo è? Dunque devo andare a Salty Springs, mo.
Provi ad andare subito a salti. Sì, vabbè, dice che ne pensi? Cioè, qual è? Cioè, non so, tu l'hai giocato il Monster Hunter per PlayStation 2? Vaffanculo. Cioè, che cazzo di sfiga? Ma che cazzo di sfiga del cazzo? Madonna santa, e vai a fare il culo. Che cazzo di sfiga? Cioè, come cosa? Infatti, perché questo mi dovrò romper cazzo proprio quando. 30 secondi. Ah, potevo pure ucciderlo, però. Vabbè, tanto comunque devo fare le due daily. Meno gioco di tempo, e meglio è. Infatti, 1-7, 65 su 300. Andiamo, vai, vai, vai. Si continua. Ma io già sto a livello 54, però. Dunque, becco altri 5 punti. Dunque, avrei 15 punti. Se tutto va bene, oggi vado a livello 29, che mi dà 28, mi dà il serpente, 29 altri 100. Dici un po', cioè, ecco, stavo dicendo, gioca quello tra PlayStation 2, vabbè che è l'unico gioco PlayStation 2 che uscì, Monster Hunter, no? Perché poi sono usciti soltanto i Monster Hunter quelli da console, non ultimo l'XX su Nintendo Switch, però l'XX è uscito solo e soltanto in Giappone e non ancora in Europa. Cioè, com'è? Cioè, cambia proprio Monster Hunter, un Monster Hunter diverso. Intanto, buongiorno a tutti gli spettatori che mi stanno già guardando. Sei. Mi dovrei anche imparare a mettere. Vabbè, andiamo a salti sprint adesso. Mi dovrei anche imparare a mettere mentre corro, in realtà io dovrei girarmi un po' e provare a creare dei muri di fianco per non farmi beccare. Carbonara, almeno funziona il codice. Non è finto. Ah no, io vengo da qua. Infatti mi sembra strano, non era la stessa casa. Fa un cazzo, già c'è. Ah no, c'è qualcosa, dai. Non proprio l'arma che mi piace tanto, però. Ah, ecco. Cazzo, sono morto con tre trappole, ma ti rendi conto? Porca zozzo. Con tre trappole sono morto. Un attimo, fra poco leggo la chat. Ci provo,
chiusa la porta. Ma io rimango un po' qua. Però non so se iniziare da quella. Che è successo? Carbonara mia osta, grazie. Allora. C'è un bug nel suono quando prendo la roba da per terra. Non so perché. Allora, stavo dicendo. Allora, aspettare non nuoce, ok? Comunque, Shenzhen.io è un gioco simulatore di circuiti. Proprio processori, scrittura, codice, eccetera. Ah, ok. Forse a qualcuno gli può interessare. Poi invece io dal primo per PS2 non gioco ad un Monster Hunter. Non sono mai stato un amante di Monster Hunter, ma quest'ultimo è un bel gioco. Ah, manco io perché retail. Beh, è d'uscita. Come voglio, qua posso rimanere qua dentro tutte le è un bel gioco. Io attualmente sto rispolverando perché ne avevo una voglia matta. Eterna Darkness di Nintendo e... Beh, Majora's Mask, ma da Link... Che ti aspettavi? Infatti. Ah, vota, vota allora, vota, vota. Devi dare il voto. Se stai su PC vai a votare. Entrerà da là. Che coglione. Ma mi ha mandato la ballerina e manco è venuto a uccidermi, è proprio deficiente. Cazzo stanna. Dentro al quadrato nel video di Streamlabs. Vabbè, io mi sono rotto il cazzo, aspettalo qua. Vaffanculo un colpo, ma vai a cagare del cazzo. Nel quadratino dentro la live, se stai da... Ah, bravo. Metti il mouse sul pinguino del video e cliccaci e poi fai current poll. Sarei già 650, ho quasi 650, già sto quasi
per comprare la nuova. Il nuovo pass per la terza stagione. Ha seccato? No. Non mi ha voluto far cadere. Io vado subito giù. Fammi andare a entrare dentro a sta casa. Scendi giù. No, ancora buggata? Ma che cacchio? Mannaggia Twitch. Tu controllare carbonara, tu controllare. Mica, non è venuto nessuno qua. Cazzo, veramente se mi faccio ammazzare in questa maniera del cazzo qua. Cioè. Con uno scarviola e un pompaculo, cazzo. Se muoio subito qua sono proprio deficiente. Andiamo. Noi spettatori, di buongiorno, cioè buon pomeriggio per queste 2 orette fino alle 4:30. Intanto sto morendo come una bellezza, però vabbè, non fa niente, che intanto devo fare due danni dove tanto comunque devo morire. Comunque, non è che posso. Che c'è là? Sarà un pompa, mi sa. Prendo solo e soltanto le pallottole. Controlliamo se non c'è nessuno in giro. Ah, non li vedi nemmeno. Messi bene, vabbè. Fastidioso. Ah, pure voi lo sentite sto rumore quando becco la roba da per terra? C'è un bughetto un bel po' bello triste. Oh, ieri non lo faceva, strano. Ma deve essere la patch che hanno messo oggi. Oggi hanno messo un'altra patch. Mi sa che gli ha fatto la patch questo problema. Ah, qua c'è qualcuno però. Ferma un attimo. È entrato qualcuno? C'è la cassa aperta. Cioè, non capisco, c'è la cassa aperta ma non prendono la roba. Porca troia. Infatti, cazzo, mi sembra c'era qualcuno.
Dove è andato? E vai a fare in culo, vai a fare in culo. Vai. Cazzo sta sto stronzo di me? Ora. Oh. Dov'è? Cazzo sta? È una roba allucinante, no? Non lo vedo proprio. Ah, è lì. Vaffanculo, andiamo. Andiamocelo a prendere, sto stronzo. Dove sei? Dove sei? Dove cazzo te ne scappi? Che cazzo ne... Sì, sta lì, stava dietro un albero, ma adesso non lo vedo più. Cazzo, lo vorrei andare a uccidere, mannaggia lui del cacchio. Tutto questo mi ha fatto venire dentro la narcia. Porca troia. Ok. Niente, questa è proprio una cazzo di partita di merda, raga. Cioè, oggi è proprio una giornata del cazzo per giocare a sto gioco, eh. Se sono tutti pompati qua. Una guata, una mazza, quello lì è proprio scappato. Altro che guato. Spara e scappa, ha fatto. Vai. Minchia, lasciamo la pistola questa qua. Eccolo, è questo. Fanculo, vieni qua. Oh, ma proprio io so, ma oh, non ce la faccio. Oggi non ce la faccio proprio. Non c'è niente da fare, non ce la voglio fare proprio. Cioè, niente, non ci riesco. Oh, non riesco ad arrivargli addosso. C'è la puttana. Cioè, oggi è una roba allucinante oggi. Cioè, manco uno, cioè, niente proprio.
vado in nascondino, sì. Vabbè, comunque sto già la quarta partita su 7 e sto messo bene. Sì, a parte gli 800 euro la macchina è tutta a posto, guarda. 780 per la precisione. Andiamo a salti sprints. È una Peugeot 206, ecco. Speriamo di sì, perché infatti quando ho pagato gli ho detto guarda che tanto prima per fare il tagliando e cambiare le due ruote dietro ci rivediamo nel 2019, eh. La voglia. Nel 2019 inizio e ti riporto la macchina, gli ho detto guarda. Madonna mia, cazzo. Ora sta solo. Sì, la torre del cacchio, non c'era niente sopra. Chi è? Nemo, ciao, come stai? Sì, in top 20, in top nulla proprio, in top Nabbo. Oggi è top Nabbo, nemmeno un'uccisione in 3 partite. Che palle, mi è ricascato tutto un'altra volta. Dai, pure sto suono poi. Questa la prendo? No, non la voglio proprio. Quanto si stanno pure bene qua oggi, eh? Talmente sono Nabbo che io me ne vado da qua. Andiamo a combattere. Adesso me ne frega. Dai, utilizzo pure questo. Sì, salvate il soldato Ambaradan, c'hai ragione, pure te. Nemo, che fai, la stream? Go? Sto ancora dentro qua.
Non mi rompere cazzo un po'. Mi dite perché non lo riesco nemmeno a beccare una volta? Me lo spiegate perché non lo riesco a beccare una cazzo di volta? Dai, almeno beccarlo, porca trota Eva! E vai a fare in culo. Almeno uno, dai, cazzo. Uno l'ho ucciso. Uno. Cazzo di merda. Uno. Cazzo. Vaffanculo! E vaffanculo! Ma vaffanculo! Va, vai a fare in culo! Ditemi che giornata di merda! Cioè, ma che giornata di merda! Ma che cazzo di giornata di merda! Cioè, è una roba assurda, è assurda sta cosa. Ma porcala. Allora, hai visto il misterioso artwork pubblicato da Nintendo, compa? No, non l'ho visto. Mamma mia. Ok, ciao Nemo, ciao. Buona stream anche a te, eh. Nemo stream molto Go. Un gioco da tavolo. Se non è il nuovo Smash Bros in arrivo, boh, io intanto sto aspettando febbraio che mi arriverà la mia... Allora, 2.57, ancora 4, andiamo alla quinta partita, vai. Sto aspettando fine febbraio che mi arriva la mia copia collector di Bayonetta. Sono riuscito a trovarlo, incredibile. Non ce l'aveva più, quasi più nessuno, sono riuscito a beccarlo in un solo posto. In Francia. Tanto comunque lo faranno vedere nel prossima cosa. Quando è che fanno la loro la loro, come si chiama? Dai, Link, dimmelo tu come si chiamano, quello che fanno loro, i video, queste cose qua. No, una tosse potente da una settimana. Messi bene. Come si chiama la loro? Io infatti ce l'ho pure io per Wii U, i Bayonetta. Ah, ecco, loro Nintendo Direct. Però l'ho ricomprato un'altra volta. Mica sono scemo. Con lui chissà quanto varrà poi. Poi pronto a comprare il 3. Dunque mi sa che quest'anno uguale, comprerò solo e soltanto giochi Nintendo Switch. In pratica. Dunque, fine febbraio, finita la stagione 2 di questo gioco, inizieremo a giocare ai due Bayonetta. Benissimo. Sperando di finire Xenoblade Chronicles 2. Che ancora non l'ho continuato. È lì in attesa che passo questo. Sì, infatti uscirà a fine anno, Link, è sicuro. Infatti vediamo questo Nintendo Direct che sicuramente ci faranno vedere qualche cosa. Perché dopo Bayonetta 3 e Prime 4 cioè, io ormai avrò sicuramente finito già tutti i soldi dell'anno con questo problema della macchina che ho uno.
che cazzo mori? Questo è da lanciare il pad. Qui è da lanciare il pad. Però non lo lancio perché è il mio nuovo pad personalizzato. Dunque non devo. Infatti ho lasciato questa zona. Ho lasciato questa zona per allora, mettilo giù. Ah, ok. Ok. Eh sì, già lo so il regalo di Natale di quest'anno, purtroppo. Che non sarà il PC. So quale non sarà il regalo di quest'anno di Natale. Niente PC nuovo. Quest'anno esce... No, non esce a fine anno, eh. Bayonetta 3 per me esce a settembre-ottobre. E novembre-dicembre esce il nuovo, non mi ricordo nemmeno quello. Cosa? Aspetta, aspetta un attimo, non te lo dico, che esce. Non lo ricordavo più che cazzo si chiama. Scusatemi. Allora, stavo dicendo, Link, dunque, settembre-ottobre esce Bayonetta 3. Settembre-ottobre, novembre-dicembre esce Metroid Prime 4. Sicuro. Invece il nuovo Pokémon e il nuovo Super Smash Bros. Per me escono nel 2000, inizio 2019. Vai, l'ho sparato lì, raga. Vediamo se sarà così nel prossimo direct. Che è l'11, mi sembra. E oggi c'è il nuovo direct, vero? Ma che ora? Qualcuno sa l'ora del direct? Link, tu che sai tutto, Nintendo. Quasi tutto. Sai a che ora c'è oggi il direct? O per caso c'è adesso che faccio una live in doppia? Non ho orari per oggi. Cassa. Oh, niente, quel cazzo di coso. Allora, io intanto fra... Presumente mi ammazzano subito, dunque io tra 10 minuti ho finito le due daily. Oggi è Link, è sicuro che è oggi Link, eh? L'hanno detto tutti che è l'11 di gennaio il direct. Non ho capito l'ora, però quello è il problema. Qua a cassa non c'è, però c'è questa Berbazuga. Però sta qua la cassa. Oh cazzo. Cioè, veramente cazzo. Se mi ammazzano un'altra volta, mo guarda, mi incazzo. Faccio un urlo, ragazzi, se mi uccidono subito con queste due armi, io faccio un urlo che ne sentono tutti vicini.
intanto questa giù, questa qua, questo qua. Solo voci. Ma a me sembra strano comunque. Anche su multiplayer. Sì, però a me mi rompe il cazzo de... calma piatta, boh. Altri 13, altri 18. L'oro? Mi dà quell'oro. Che mi dà poi? Mi dà bella roba. Però peccato che per fare sta cosa ma sdoganato tutto quanto il ma sdoganato tutto quanto la cosa, l'armatura, ma porca la. Ciao Jack, buon pomeriggio. Muffa, bisogna aspettare così tanto per vedere qualche cosa su Bayonetta 3.
Boh, allora, Jack, ok, di Nintendo per niente meno fosse moribondo, più di questo non posso garantire, oggi ufficiale non ci sarà. Perché? Come stai? Tutto a posto, Jack? Che combini? Buon anno? Giochi pure tu a questo gioco? Hai anche tu un Xbox One? Dove giochi? Che fai? Ok, io metto qua. Dice pure la trappoletta, la trappola dell'arma. E tu mi dici di curarmi? Uff, sai che non lo so se mi curo. C'ho un presentimento che è meglio non curasse mo. Cioè, chi se ne frega tanto se perdo, vaffanculo. Cioè, veramente. Ne ho perse così tante fino a mo' dei partite. Chi se ne frega se è persa una in più o in meno. Ma vediamo. Tanto comunque è sempre qua, devono venire. Cazzo, sto pure in mezzo. Non è che mi vedono da qualche finestra, eh. No. Voglio provare a vedere se c'è qualcuno che mi porta qualche armatura, perché non serve un cazzo fare queste cose, mettere Sì, è Jean? Sì, dai, grande, dai, sì. Dai, perché no? Anche in quella schifezza di Metal Gear Solid 2 non era coso il... Non era Snake. Il protagonista. Beh, questo è proprio da camperaggio qua dentro, eh. Cioè, raga, mi spiace un secondo, che ho messo pure la trappoletta lì per far entrare qualcuno. Dai, cazzo, la faranno diventare sexy allora, Jim. Giovanna? Giovanna? Sì, infatti, è un Raiden che manco si sapeva chi cacchio era. Diventa protagonista del secondo Metal Gear. Allora che il primo Metal Gear è un cult di gioco, è bellissimo. Invece il 2, 3, 4, 5 hanno proprio schifo. Purtroppo. Tanto Carbonara, se io non ho finito un gioco fa schifo. Dunque non è che te poi... io ho finito. Allora, i giochi che ho finito è il primo Metal Gear. Mafia 2 l'ho finito. Il primo Mass Effect l'ho finito. Il primo Bioshock l'ho finito. Ma che cazzo? Ma di che? Ma di chi? Ma co, quali, ma che capolavoro? Ma dai, per favore, non dite ste cose. Che scempio che dite, ma di che? Capolavori. Dai, qualcuno entra qua. Se vuoi prendere la trappola, ridammi la trappola, ridammi la trappola. Zitto, e forse entra qualcuno. Cazzo, ma ho sentito quello. Abbiamo perso Zack. È arrivato in quel ciao. E poi non si è più sentito. Ah, Jack, 2005. Che c'ha 12 anni. Ci
Cioè, ma uno che de cazzo deve entrare non entra, Madonna Santissima. Do cazzo mi ha visto che io stavo qua dentro? Dove mi ha visto che io stavo qua dentro? Mamma mia, sfiga. Ma ho pure iniziato il 5. Io ho iniziato il 5 di Metal Gear Solid col pass. Mi è piaciuto solo l'inizio, quando è diventato open world, una merda totale. Sì, ma cazzo, poteva entrare. C'è un fucile verde là dentro. Ah, ecco, dove cazzo entra? Ma che cazzo stanno a combinare questi? Cioè, stanno questi e stanno a rincorrere. Stanno ammannando tutto di più qua dentro. Fammi vedere qua. Ah, lì è. Io niente, non voglio dire nulla, basta, cioè. Yeee! Ah, che c'ho nell'armadietto nuovo? Ma va, palla del cazzo, quasi quasi vorrei pure togliere. Lo snake! Mettiamoci lo snake. Bravo! Grazie Carbonara! Poi mi faccio le due deli velocissimo, guarda. Ecco, mo inizio l'ultima partita. E vado a 8. Ma potrebbe anche essere che faccio... Becco il 5 là, eh. Vado a livello 55. Ciao Ben, è apparso il gioco nuovo. E grazie dell'host. Tanto non c'ho soldi. Perché non c'hai i pinguini coins? Come mai? Niente pinguini coins? Perché non c'hai soldi? Sì che ce l'hai, eh. Ne ha 5,30, mo sicuramente ne avrà 5,60 all'incirca, perché non funziona quel cazzo là di Twitch.
fammi un prestito, sei ricco. Eh no, ha preso adesso il gioco. Non è più ricco perché ha preso tre giochi. In due giorni ha preso tre giochi, ha vinto. 8, 16, 24. Ah no, forse gli rimane ancora per uno, mi sa. O no? Non è più soldini? Ah, è sceso a 3,40, sì, infatti. Com'è già finita? No! No! Dov'è già finita? Dov'è già finita? No! Vediamo un po'. È già finita. A me mi vuole far morire. Allora, aspettate un attimo che risolviamo questa cosa. Aspettate un attimo che risolviamo sta roba. Vediamo un po' che cazzo è successo, signori. Signori, vediamo cosa è successo. With news on select Nintendo Switch games planned to release this year. Let's get right to it. Allora. Ecco, che cazzo è sta roba? And critically acclaimed Nintendo DS game, The World Ends With You. It's coming to Nintendo Switch 10 years after its original release. When the main character Neku suddenly encounters the mysterious girl Shiki, he gets caught up in a deadly game. He'll be erased from existence if he can't complete a series of twisted tasks.
Return to each rhythmic battle using the game's traditional Switch, touch controls or Joy-Con controllers for a fresh style of combat. Ma che è? In action? The action RPG will also include a sizable new scenario that gets right to the heart of the story. The World Ends With You Final Remix will launch this year. Okay. Boasting strong offense and defense, the technical style battle Pokemon Aegislash can change between two forms, and you can wield them both when this new playable character and other Pokemon become available through the paid DLC, Pokemon Tournament Deluxe Battle Pack. This content will be released in two ways. The first containing Aegislash and a new support Pokemon set featuring Mega Rayquaza and Mimikyu. The second wave includes the new battle Pokemon, Blastoise, and a new support Pokemon set featuring Mew and Celebi. The battle pack will also include avatar items and more. With these new Pokemon joining the fray, the battle is just getting started. Wave 1 will be available January 31st, and the entire Pokken Tournament Deluxe Battle Pack is available for purchase now. Okay. Kirby Star Allies will debut new copy abilities. Kirby. Unleash your creativity with the Artist ability. And ensnare enemies in webs with the new Spider ability. You can even mix and match ability combos to create new friend abilities. Combine water and ice to make an questo ice plant. Toss a friend with friend throw and more. With four-player co-op, you can open up new paths by sharing copy abilities and working together. Powerful enemies will stand in your way. Including an unknown deep space. Ma questo è come quello 3DS, Ben? Can Kirby and his friends join forces to save Dreamland? Find out when Kirby Star Allies releases on March 16th. Kirby fans, don't forget to try out the Kirby Battle Royale demo currently available. C'è il demo? Però per 3DS, sì, non c'è un cazzo. And speaking of demos, Dragon Quest Builders demo, which c'è anche la demo di Dragon Quest. Andiamo, dov'è? Andiamola a cercare. Dove sei? Dimmi che ci sei, dai. Mettimi le novità un po' qua. Oh, andiamoci a cercare coso. Questo invece che è? Questo che cosa è? Quanto devo andare? Mamma, dove vuole. Forse mi è arrivato? Enjoy up to full 1080p HD TV mode and two players. Il nuovo Is su Switch. Sì. Yeah, mi comprò Is su Switch. Grande, per fortuna non l'ho comprato nei saldi della PS Vita. Che culo che non l'ho preso! Is 8 per Switch! Mamma mia, guys, che ci abbiamo qua al tennis? Mamma mia, che grande! Che è una roba allucinante qua. Che mamma, il gioco. Il tennis per Switch, ok. Mamma mia, che notizia gigantesca questa. Mario Tennis Aces launches on Nintendo Switch. Mario Tennis Aces, eccolo qua, dai, vediamo un attimo, continuiamo. Eccolo! Mamma mia, il nuovo Is su... Mamma Switch, questo si compra. Mamma mia, questo è una bomba, questo qua su. Adol must gather the survivors and build a base. As its adventure progresses, so too will the base. Along the way, there will be groups of marauding monsters to fend off. Slash.
strike, and pierce. These high-speed battles require you to alternate between your characters and their attack types to take advantage of their weaknesses. Then, when the moment is right, unleash your special moves. Adam, who fights for survival, and the mysterious Donna, who appears in his dreams. Two souls separated by time and space will change the course of history. Now you can enjoy the epic tale of East 8 on your TV or on the go. East 8, Lacrimosa of Donna, journeys onto Nintendo Switch this summer. È morto veramente? A free update is coming to Super Mario Odyssey. After downloading the update and beating the main story, a new online activity called Balloon World will become available. Just talk to Luigi to get started with one of the two competitive modes. Che cazzo l'ho ucciso questo? Corri! Ci farò però. You have 30 seconds to hide a balloon. Entra ma il falò. In Find It mode, the tables turn. You get 30 seconds to try and find balloons hidden by other players around the world. By finding balloons other players have hidden, and hiding your own balloons in unexpected, hard-to-find places, you can move up in the rankings. The key to setting high scores is knowing every nook and cranny of a kingdom's terrain. It's like a new form of objective-based speedrunning. Sperando di arrivare però, eh? The update will also include new outfits and new filters for snapshot mode. Mario... Minchia, lo devo rivedere un po', amore. The Super Mario Odyssey update will be released in this February. Me lo vedrò con calma, fra poco, se riesco ad arrivare. Fan favorite heroines from SNK have gathered together for 2-on-2 tag team action. Activate a variety of moves in battle with just one button. Then, while changing characters, get the upper hand using a huge variety of items. But the party won't stop just because you took down your opponent's HP. Get him in a tough spot and initiate the ultra special move, Dream Finish. What you're made of. Time to party with the victory of your favorite leading ladies. E vaffanculo, ci ho provato in tutte le maniere a ucciderlo questo. Cagare, va. Ma intanto voi guardate là, io li guardo qua. Scusate un attimo che vi metto un po' indietro. Allora, aspetta, scusate, allora, questo l'avevo visto. Qua, ok. Demo a Zelda, dunque adesso. Qua il Mario cazzo non c'è. Ecco, io lo vedo questo, aspetta, fammi vedere. Dov'è? Eccolo la demo gratuita, andiamocela a prendere. Proviamo subito la demo. Ok, io volevo vedermi cosa, no? Is 8. Sperando che però sarà tradotto e non sarà solo in inglese, cazzo. Io spero che lo tradurranno. Perché sennò veramente non vedo un cazzo qua in Italia. Già che c'è versione demo. Along the way, there will be groups of marauding monsters to fend off. Slash, strike, and pierce. These high-speed battles require you to alternate between your characters and their attack types to take advantage of their weaknesses. Tanto buon pomeriggio che è entrato. Right, per questa ultima ora stiamo guardando il mini direct che è diventato un grande direct qua. Mamma mia, questo East 8 non so da dove cazzo è uscito. Mamma, ma si sa quando esce? Qualcuno ha letto la data? Aspetta, ora voglio leggere quando esce. Quando? Ah, quest'estate. Io spero che lo traducano. Spero che questo lo traducano. Non l'hanno mai tradotto per Vita. Mai tradotto per PS Vita. Ma quanto dura? Ah, 14 minuti. Ok. Fammi mettere più un mi piace. Just talk to Luigi to get started with one of the two competitive modes. Ah, è vero che il 13. Ah, domenica. Vediamo un attimo se. Domenica sera. In Find It mode, the
Fordonini, Martina, non lo so. Questo è il final remix. And hiding your own balloons in unexpected, hard-to-find places, you can move up in the rankings. The key to setting high scores is knowing every nook and cranny of a kingdom's terrain. It's like a new form of objective-based speedrunning. The update will also include new outfits and new filters for snapshots. Qualcuno l'ha mai giocato? Sì, Wonderful Life, ma credo che era. Qualcuno l'ha mai giocato? È un GDR, ma non ho capito come. Però tanto tutto in giapponese, sto uscendo soltanto in Giappone sicuramente. Che è questo? SNK versus? Questo qua è... questo è il nuovo gioco? Bello! Per Switch? Figata della Madonna, raga. Figata della Madonna il nuovo SNK. Ah, solo donne, solo quelle donne. È bellino, eh? Però sperando che non costi 570 euro, effettivamente. Dream finish. Benissimo. In dubbio, poi. Customizing your fighters, you can show them what you're made of. Time to party on to victory with some of your favorite leading ladies. SNK Heroines Tag Team Frenzy will throw down on Nintendo Switch this summer. Tutto in estate. Fighting fans, take note. This title will feature Yuri Sakazaki, who also appears in Arcade Archives Neo Geo Art of Fighting 2, which launches today on Nintendo eShop for Nintendo Switch. Vabbè, Art of Fighting 2, cioè, una cagata, dai. Mario Plus Kingdom Battle has new downloadable content on the way, and it tells a new story starring one of Mario's oldest frenemies in a new world. Just take a look at the trailer. Che cazzo è Donkey Kong? Il 24 di maggio esce Dark Souls su Nintendo Switch. Dark Souls su Nintendo Switch. Mio Dio! 24 maggio Dark Souls. New Payday 2. Mamma mia quello che sto qua vedendo. E questo? Questo non lo so, è tutto in giapponese. Un nuovo Zelda di X? Che cazzo è? 22 marzo. The Japanese computer whiz Joy has a changing LED mask, her own weapons and hacker perks. Minchia, New Payday 2 su Payday 2 su 27 febbraio. Payday 2 sneaks onto Nintendo Switch February 27th. Non lo dire, scusatemi. Questo che è? Chiarino, Zoink Games, EA Original. No, io li sto vedendo dal coso, dalle nuove informazioni di della Switch. Questo che cos'è? Joy-Con motion controls to sing in tune with creatures and plants to unlock new abilities. Each song has a distinct sound and feel thanks to HD Rumble, so you can experience each encounter in a different way. Many secrets await. Questo è Fed. 16 febbraio. As for Celeste, it's a modern take on the action platformer. She has the stamina, Madeline. Questo è un indie. Surface on Celeste Mountain. Anche Fe è un semi-indie, many dangerous environments using her mid-air dash to explore strange places and meet peculiar characters. But don't get spooked. Playing in assist mode lets you tweak the difficulty from a slower pace to full-on invincibility. Whatever sounds fun. Or if you really want to white knuckle it, take on the challenging B-side chapters. Celeste launches on Nintendo Switch January 25th. Poi Donkey Kong Country Tropical Freeze is powering up. Il Donkey Kong, mamma mia, peccato, però qua c'ho su Wii U, questa volta se no non lo compro. Join Donkey Kong
Madonna mia, mi stanno a sparare, mamma mia, mi stanno a sparare una più bella dell'altra, oh raga, Madonna santa. Uno più bello dell'altro. Thanks to his sturdy surfboard, even spikes can't slow him down. And whoa, what's going on here? Man, this guy really knows how to keep his cool. Thanks to this righteous dude, even stage can be smooth surfing. Of course, the bodacious original experience is still here too. And you can enjoy both si può giocare in due. For two-player co-op. Enjoy this Donkey Kong giocato in due. Anywhere with anyone. Donkey Kong Country Tropical Freeze. 4 maggio ragazzi, 4 maggio il Donkey Kong nuovo. Si può dire che è nuovo perché se si può giocare in due. Something wicked this way comes and we have a trailer to prove it. Vabbè, questo è Dark Souls, sì. Dark Souls, eccolo qua. Dark Souls è arrivato su Switch. Eh sì, ma Wii U, ma si può giocare in due, Link. È diverso il gioco. L'hanno rifatto tutto da capo per farlo giocare in due col set. È un altro gioco ormai. Mamma, questo è Dark Souls. Madonna santissima, cazzo. Il primo remastered questo, è vero? Ho capito bene che questo è il primo remastered? Madonna, 25 maggio Dark Souls. No, questo è Dark, Dark, questo è il primo proprio. Non è quell'altro dell'Xbox One, dell'Xbox 360. È il Dark Souls, è quello più difficile, vero? Chi si sa, boh. Ah, è vero che poi adesso esce pure The Escapist 2. Rated T for teen. Il primo Dark, quello che è uscito solo su PlayStation 3. Minchia, cazzo, hanno beccato una di quelle cose della Madonna, eh. Vabbè che forse uscirà pure su Xbox One, eh. Scusa, no, allora aspettate, tu mi dici del 2, ma il Dark Souls non è quello che è uscito solo e soltanto su PlayStation 3? Non è quello uscito, non è il Souls che è uscito. Ah, era Demon Souls, non Dark Souls. Allora aspetta un attimo, questo qua è quello. Ok, ok. Ciao, a dopo. Ciao Piatti, buonasera, buon pomeriggio. No, a Nabbo? Eh sì, sto a Nabbo perché sto un attimino vedendo sti cosi. Ah, Demon Souls, sì, giusto, giusto. Allora, grazie mille, perché io non mi ricordavo che c'era Demon sul Dark, il team 17. Ma anche questo dovrebbe essere bello però. Allora, comunque. Ritogliamo sta cosa, abbiamo visto sta direct della Madonna. Rimuovi. E niente, ricontinuiamo a rigiocare, però cioè è una roba, è allucinante, cioè io intanto già ho scaricato la demo di coso, cioè io già ho scaricato la demo, ma sto World cazzo with you là per me esce solo, e però c'è un altro, ma non capito che cazzo è. Ah, è lo stesso brand X? Ah sì, ma pure questo hanno fatto vedere.
Però in Giappone c'è pure quest'altro coso. Aspetta un attimo, che esce Zelda DX, quello che era uscito per 3DS. Esce pure quello, però non ancora da noi, 22 marzo. Ma qualcuno l'ha visto nel video? Troviamolo alle Lodge. Cioè, spendiamo tutti i soldi sullo Switch ormai. Vabbè, comunque non hanno fatto vedere Bayonetta 3. E nemmeno Metroid Prime 4. Che peccato. Tanto mi ha laggato. Ho capito dove cazzo vuole andare. Aspetta un secondo, però. Aspetta, questa metto qua. Il fucile ce l'ho, verde. Vabbè, prendiamo quello verde. Vediamo un po' che c'è d'altro. Sì, ma mini diretta, la madonna. Hanno messo certi quei pezzi grossi dei giochi della madonna. Non sembrava un mini diretta, eh. No, no, ma però in Giappone, io non so se voi l'avete visto nel filmato, esce lo Zelda, quello lì Musu. Qual era lo Zelda Musu che è uscito? Su 3DS? Dicono che esce a marzo su Switch. Ma l'avete visto nel video? Perché forse a me mi sembrava Fire Emblem, invece non era. Ecco, esce i Hyrule Warriors per Switch. Allora esce i Hyrule Warriors. Allora per Switch esce allora. Però non mi sembrava, non ho capito se l'hanno fatto vedere oppure no. Ah, ecco, grande. E allora, cazzo, questo, ecco, per esempio, questo io me lo potrei comprare perché io non l'ho comprato i Hyrule Warriors per Switch, per Wii U. E nemmeno per 3DS l'ho comprato. Quello potrebbe essere un gioco che si potrebbe pure comprare. La madonna. Aspetta, qua però devo decidere cosa buttare. Allora, intanto butto la pistola per il cannone e butto queste per queste. Ok. Godzilla, grazie dell'host. Delle tre. Grazie mille, Godzilla. L'ho visto solo adesso che mi ha ostato con tre persone in più. Thank you, grazie. Tanto noi qua stiamo parlando del direct di Nintendo che è appena finito, che l'abbiamo rivisto in diretta da me. Ed è stato una roba, una sorpresona.
essendo un mini detto un mini direct, cioè una roba della Madonna hanno messo. Porca zozza, sto rumore, quanto ha rotto le palle, però. Mi sta buggando un po' sto gioco. Nell'audio. Nata vuota. Ora si è pazzi, proprio. Però aspetta, mi devo mettere a posto le armi, perché veramente sto un po' messo male, eh. Aspetta, vieni qua un attimo. Questo mi tiro qua, questo qua. Sono tutti cazzo dei bei gioconi. Quello è il problema. Cioè, tu, io comprerei tutta. Se fossi miliardario, io comprerei ogni gioco degli shop. Cioè, possono pure dire che gli shop fa schifo, non si capisce dove stanno i giochi. Cioè, ma, però il problema è che io li comprerei tutti, a prescindere. Mi servirebbe proprio una schedina da un tera di roba per mettere tutti i giochi. No, qua. Ma che poi c'è anche il Battle Royale, esce poi in definitiva. Esce pure il Battle Royale, se ho visto bene. Che cazzo, non mi ha dato manco una trappola, oh. Nemmeno una trappola. Ma poi è morto qualcuno, no? Oh. Dove cazzo mo ficco questo? Cioè, ce ne stanno tre? Ne ho veramente beccati tre dentro a sto. Infatti, mortacci loro del mini direct che costerà un pacco di soldi. Io sto sempre aspettando che su Switch, essendo che anche in italiano, sottotitolato in italiano, io starei aspettando che abbassino il prezzo di Oxenfree anche. Perché l'ho preso gratis per Xbox One, però se me lo danno a 9,99, quello lì è un gioco che sicuramente porto nella live Oxenfree perché è sottotitolato in italiano e si capisce. Merda, non posso più andare nelle casette? No. Niente allora. Andiamocene. Ah, io Dark Souls no. Io intanto sto aspettando Bayonetta 1 e 2. Poi da quello che ho visto c'era quell'RPG, se lo mettono in italiano, quasi quasi me lo, cioè in italiano, in inglese, quasi quasi me lo prenderei quell'RPG, però non so com'è. E poi invece nulla, bisogna aspettare, mo bisogna aspettare Bayonetta 3, Metroid Prime che lo fanno vedere. Ad agosto sarà una roba della Madonna comunque. Infatti, ciao Carbonara, rieccote. Ma perché non mi mettere? Non le ho prese le munizioni? Boh. Ah, qua finalmente vedo qualcuno. Non mi serve, via.
Ah no, sì, PlayStation 4 rimane sopra l'arcosa. A me di giocare i loro giochi di Sony, ma si possono ritenere anche sopra lo scaffale. PlayStation 4, Sony, solo scaffale. Basta. Con tutta la roba che c'è da vedere su Switch, lascia stava. Cioè, ormai l'eShop Switch è diventato ogni settimana ti fa uscire 10-20 giochi, cioè una roba allucinante. Lascia un tasta roba per me. Non c'è un cazzo. Sì, c'è questo. Wow! Devi far calibrare le uscite solo su Switch, Link, purtroppo. Cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, si può giocare portatile un Dark Souls. Cioè, è una roba allucinante, sta cosa. È una roba allucinantissima. Là, l'ho visto, uff. Via, 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 via. Infatti è vero, pure c'ho un lancia in cazzo qua. Ce la fo? Però per me forse è meglio quest'altro, eh. Si stanno massacrando tutti qua.
No, c'è in via di corsa. Io lo utilizzo al cesso, in viaggio, a letto, io lo Switch al lavoro, lo Switch lo utilizzo dappertutto e soprattutto non ho il Pro Controller e lo utilizzo solo e soltanto, a parte FIFA 18, lo utilizzo solo con i come si chiamano, con i Joy-Con separati. Cazzo, è passato. Ah, che sfida. Non l'ho visto. Mica l'ho capito. Cazzo, mi hanno ucciso. Ma è passato da sopra il coso. No. Che sfiga. Non è vero. È bellissima la Switch. Guardatela quanto è bella. Ma quando è bella la Switch, bellina, eh? Che bella! È meglio di una donna, poi, eh? È sicuramente meglio di una donna. Ciao Xanto, come stai? Ma ho superato il livello a proposito? No, ancora no, devo ancora farmi due o tre partite per superare il livello. Che poi ormai tra poco sto agli sgoccioli della live. Essendo che devo andare a dormire, che io alle 18 mi devo risvegliare, un'ora, un'ora e mezza di sonno, per poi farmi le mie 12 ore di notte. Allora, andiamoci a Salt and Springs. Eh no, ma è quello lì che è uscito anche per 3DS, se non erro, eh. C'è anche l'amico di CB Robo. Su 3DS è stato carino, però, eh. Dicono che ha avuto un bel voto per 3DS come gioco. Bah, io ci provo, dai. Non ha manco trovato la cassa.
Mamma mia. Aspetta, fammi prendere questo prima. Ok. Torna su. E andiamo a prendere la cassa adesso. C'è stato qualcuno. Mi sa che è già uscito. La Madonna. Ah, ecco le razze che mi voglio rimettere un attimo a posto qua. Ok. Che avete scritto? No, Smash Bros. Ancora non esce nel 2018. Uscirà nel inizio 2019 per me Smash Bros. Eh sì, infatti, mamma mia. Io ne ho presi tanti per Switch. Tutti bei giochi indie. Che piano piano me li gioco tranquillamente. Sapendo che devo sempre finire e continuare Xenoblade Chronicle 2. Che sto ancora fermo per non... Per non fare... Per far vedere cosa succede dopo alla live. Vabbè, io intanto, ad essere onesto, sto messo benissimo. Questa è una Flash Factory, eh? Finisce là, eh? Però il problema è che non ho... Non ho bene. No, non ho bene, non ho... Armatura. Qua non è venuto nessuno. Se ne stanno dando di santa ragione questi però, eh.
Peccato che non ho trovato una minchia di... La trappola, nemmeno una trappola ho trovato, mannaggia. Qua dovrei però devo... Comunque veramente è dentro, dunque io direi di... No, soprattutto non qua, ma aspettare qua sopra. Allora, io di Switch quanti giochi ho? Contiamoli. Che non siano demo, eh. Sono indie. Comprati alla metà. E ne ho 29 giochi per Switch. Molti giochi Neo Geo, che comunque veramente valgono veramente la pena comprarli su Switch. In Neo Geo comunque costano 5€, 6,99€. Io stavo aspettando il secondo Samurai Shodown. Però quello nuovo, non mi ricordo come si chiama quello nuovo. Però il 2. Alla fine sono arrivato già. Cazzo, ma è... Qua è già venuto qualcuno. Lasciato solo pompa. No, no, questa qua è una console proprio da comprarli nell'eShop. Non è, questa non è una console da giochi fisici. Cioè, non avrebbe senso avere una console come la Switch per avere i giochi fisici. È una roba che ti devi comprare le micro SD e scaricare... E vaffanculo, ma cazzo, ma come cazzo ho fatto? Due colpi mi ha messo a 10. Ma che cazzo di... Ma vai a fare in culo. Ma vaffanculo. Questo perché devo aspettare un po'. Questa è proprio una console da giochi. Allora, Kirby Star Allies, Pokken Tournament X Battle Pack, Super Mario Odyssey e Mario più che Rabbids Kingdoms. Che però in italiano c'è anche quell'RPG. Dunque, l'RPG giapponese sicuramente sarà messo. Ah, sì, ce l'ho fatta. Livello 55. Livello 29 di pass battaglia. Dunque, per il momento siamo messi bene. Ho avuto anche l'icona del bullying e altri 100. Sto a 6,50, 7,50. Ah, questo che è? Esclamazione, insomma, chi se ne frega. 7,50, 8,50, 9,50, 1050. Dunque, livello 53 io avrei il nuovo pass gratis. Non so però se arriverò a livello 70. Non so se arrivo a livello 70. Dovrei riuscire a farcela facendo dei due daily ogni giorno fino alla fine dei 40 giorni.
ce la dovrei fare. Comunque dovrei comunque arrivare ad avere il pass della pass stagione 3 comprandolo con i bucks. Dunque a 60 ne avrò altri 10. Infatti, no, da qui a febbraio non è ce n'è. Devo giocarlo tutti i giorni e fare tutti i giorni la daily. Infatti 49 più 29 farebbe, no, 39 più 29 40, 50, 60, 70. Ebbene sì, ci sto giusto giusto. Ci sto giusto giusto. Tanto Link ci dà tante notizie Nintendo. Benissimo, siamo felici e contenti. Che cazzo vendi, dai? Ma manco se... No. Allora, vediamo i nuovi canali.